Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Etna Comics 2018 e dei miei acquisti fatti in fiera. Per chi mi segue su Instagram non è un mistero, lo sapete, sono stato ad Etna Comics tutte e quattro le giornate e mi sono divertito davvero tantissimo. Qualora non mi seguiste già su Instagram, trovate sotto in info box il link diretto per aggiungermi o nel caso cercatemi come antonio.seria, semplicissimo. Ragazzi, questo Etna Comics è stato davvero grandissimo, mi è piaciuto un sacco, mi sono divertito da morire. Ringrazio tantissimo EMP per avermi dato la possibilità di presenziare la fiera come loro addetto stampa, è stato davvero un grandissimo onore. Ringrazio tantissimo anche Pampling per avermi ospitato nel suo stand, abbiamo fatto un giveaway, ho fatto delle domande ad alcuni di voi e vi siete portati a casa una bella maglietta di Pampling. Io vi ricordo anche il codice sconto 7 Potter, valido per sempre e utilizzabile infinite volte, per avere il 15% di sconto su tutti i loro prodotti. Link anche in questo caso in info box. Ma ragazzi, Etna Comics 2018 c'era davvero tantissima gente e quest'anno si è puntato davvero tanto sul lato YouTube. Mi sono divertito tantissimo, ho avuto la fortuna di incontrare alcuni degli YouTuber che seguo quotidianamente, come ad esempio Marcello Ascani, simpaticissimo. Ho incontrato anche Nelson, altro YouTuber che seguo da un bel po' di tempo ed è davvero un ragazzo super super simpatico, ma c'era anche Tia Taylor, c'era anche Adrian di Link for Universe, che appunto ho colto l'occasione per farmi firmare il suo libro. Io di questo libro ne ho parlato in un video, è un libro davvero bellissimo, A piedi nudi su Marte. Lui è stato così gentile da autografarmelo e dedicarmelo. E ragazzi, quel video l'avete visto davvero in pochi. Purtroppo quando si parla di libri i miei video vengono molto spesso snobbati o comunque non vengono neanche aperti. Capisco che non a tutti interessi l'argomento, però secondo me a volte è meglio dare una possibilità perché c'è sempre qualcosa da scoprire e in ogni caso se iniziato il video non vi piace potete sempre chiuderlo. Ma era presente anche Violetta Rox, erano presenti i Player Inside che sono stati davvero gentilissimi, Gianluca sempre super cordiale, mi ha fatto davvero tantissimo piacere rivederlo, siamo entrambi catanesi e quindi grandissimi Player Inside, sono davvero super super gentili ragazzi, dovreste conoscerli personalmente. E durante la fiera però non mancano neanche i fumettisti e gli stand delle case editrici. Purtroppo quest'anno, grave mancanza per quanto mi riguarda, non era presente Sio e quindi non ho potuto incontrarlo e farmi firmare un po' delle sue ultime uscite, ma in compenso ho avuto il piacere di conoscere Simona Binni, di questo libro che ho parlato in passato sul canale, La memoria delle tartarughe marine di Tunue. Anche questo libro molto molto bello è la storia di due fratelli che si separano, uno rimane nella terra natia che è Lampedusa, mentre l'altro va a cercare fortuna a Milano e poi sarà costretto a tornare per un motivo molto molto importante a Lampedusa e poi forse finirà anche per rimanerci, ma questo non ve lo spoilero, lo dovrete scoprire leggendo il libro. A me è piaciuto davvero tanto, ma davvero tantissimo, e sono stato molto molto contento che Simona mi abbia fatto una dedica e mi abbia realizzato questo sketch con gli acquerelli. Davvero molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo lo sketch, il libro, lei una ragazza super super gentile, super divertente, è stata davvero carinissima e quindi grazie mille per questa dedica. Ma ho fatto anche diversi acquisti durante la fiera e uno di questi acquisti, eccolo qui, l'avrete già visto su Instagram, si tratta della puffola pigmea, una puffola fatta da una ragazza catanese realizzata da lei. Ragazzi, è davvero bellissima, io qualora foste interessati vi lascio il link sotto alla sua pagina Facebook o comunque al suo contatto Facebook, così nel caso foste interessati ad acquistarla potete contattarla tranquillamente. L'ho pagata, se non ricordo male, 15 euro o qualcosa del genere. Ragazzi, guardate quanto è bella questa puffola, ce n'era anche una più piccola che costava qualcosa meno sui 7-8 euro e c'era anche in altre colorazioni, c'era in viola e anche in bianco. Io l'ho presa rosa perché mi ricorda tantissimo quella lì di Ginny Weasley che abbiamo visto in Harry Potter e il Principe Mezzosangue, se non sbaglio. È fatta davvero benissimo,
è scolpita molto molto bene, il viso è davvero molto molto somigliante a quello del film, mi è piaciuta subito quando l'ho vista, ragazzi, sono andato fuori di testa e ho detto questa deve essere mia e deve entrare a far parte della collezione, anche perché ne esiste una ufficiale fatta però come se fosse un peluche e davvero non mi piace, davvero molto molto brutta, anche il viso è realizzato in peluche e non mi piace per niente, invece questo qui è realizzato con una sorta di resina o comunque una cosa del genere, con la creta, argilla, non ho idea di quale sia il materiale, ma è fatta davvero molto molto bene, gli occhi sono lucidi, e poi all'interno è presente una sorta di palla molto resistente, e mi piace anche il pelo, che non è totalmente rosa, ma ha anche dei piccoli tocchi di marroncino sulle punte, in alcuni punti della creazione, che la rendono quasi viva, quasi vera, sembra davvero del pelo di un animale, quindi molto molto bella, complimenti a chi l'ha realizzata, come vi dicevo troverete il link sotto e questa qui finirà nella mia collezione che ho deciso che vi mostrerò nell'ultimo video di questa stagione di YouTube, quindi prima di andare in vacanza alla fine di luglio chiuderemo il ciclo dei video potteriani di quest'anno con la collezione aggiornata per la terza volta, quindi terzo anno di fila che si conclude con questa collezione, credo che ormai diventerà tradizione. Ma anche altri fumettisti erano presenti in fiera, non vuole stare in piedi, ecco qui, e erano presenti anche due animatori giapponesi che, ragazzi, erano davvero molto molto attesi in fiera, e si tratta di Matsushita, che è l'animatore di cartoni come Doraemon o come Arale, ad esempio, o Astro Boy, e poi era presente anche Kazuko Tadano, che invece è la character designer del primo cartone animato di Sailor Moon. I loro disegni costavano davvero tanto, ma mi sembra anche giusto, vista la caratura dei due personaggi. Però, ragazzi, c'è un però. C'era un modo per non spendere questi 200 euro e per avere delle stampe limitate a 100 pezzi con autografo e dedica fatta da questi due artisti giapponesi, e bisognava rientrare tra i 100 primi messi in fila in un determinato giorno ad una determinata ora, ed io e anche altri miei amici abbiamo avuto la fortuna di rientrare in queste 100 persone, e quindi ecco che qui accanto a me ho questo, che è il primo dei due autografi che sono riuscito a prendere. Si tratta di una stampa limitata a 100 pezzi realizzata da Kazuko Tadano e che qui mi ha dedicato, c'è scritto Antonio, e poi qui in basso troviamo la data col suo autografo. Lei, come vi dicevo, è la character designer di Sailor Moon, quindi questa qui la conserverò gelosamente, anche se non sono proprio un fan di Sailor Moon, però riesco a riconoscere il livello e la bravura di questa artista giapponese. E qui invece abbiamo quello di Matsushita, che ecco qui, anche in questo caso abbiamo questa stampa firmata sopra col mio nome e sotto abbiamo la data e il suo autografo qui in giapponese. Davvero molto molto contento di essere rientrato tra questi 100 fortunati, abbiamo fatto un po' di fila, però siamo tornati a casa molto soddisfatti con queste due stampe. Ma non finisce qui, perché in fiera erano presenti l'ultimo giorno anche delle stampe Marvel realizzate da Dell'Otto, che sono state autografate lì sul momento tutte quelle che erano rimaste disponibili allo stand e sono state vendute per prezzi davvero stracciati. Ho preso questa stampa qui, firmata qui in basso con un pennarello da Dell'Otto di Doctor Strange, che è il mio supereroe Marvel preferito, e poi ne ho presa un'altra per 7-8 euro, non ricordo, molto più grande, di Iron Man, anche in questo caso qui in basso firmata da Dell'Otto.
Quindi, ragazzi, come potevo lasciarle lì? Ce n'erano tantissime. Dell'Otto ha lavorato non solo con Marvel, ma anche con DC, e infatti erano presenti anche stampe di Batman, Joker e tantissime altre. Non tutte erano autografate, però ne ha firmate davvero tante, e sono stato molto fortunato. Fortunatamente non le ho prese i primi 3 giorni, perché non erano ancora state firmate, e l'ultimo giorno c'è stata questa grandissima sorpresa. Ragazzi, questo in linea di massima è stato il mio Etna Comics. Devo ringraziare tantissimo anche Lorenza Di Sepio, come sempre super gentile. Abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato, mi ha raccontato dei suoi progetti futuri. Ragazzi, rimanete sintonizzati, perché Lorenza sfornerà a breve tantissime novità. Se siete suoi fan, cose davvero immancabili e irrinunciabili nelle vostre collezioni. Credo di avervi mostrato tutti i miei acquisti, che non sono tantissimi, ma che mi hanno davvero soddisfatto tanto. Aspettate, fermi un attimo, ne stavo dimenticando due importantissimi che ho qui accanto a me. Ho acquistato anche 2 piccole action figure della Pixar, e la prima è questa qui di Wall-E, che non so ancora se aprirò o meno, e la seconda invece è questa qui di Nemo, anche in questo caso personaggio totalmente snodabile come quello di Wall-E. Fatemi sapere nei commenti se devo o non devo aprirle. Io sono molto propenso per aprirle, anche perché non credo che mai le possa vendere in futuro, però fatemi sapere cosa devo fare, perché sono davvero molto molto combattuto e mi piacciono davvero tantissimo e vorrei proprio metterle esposte. Bene ragazzi, adesso è davvero tutto, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Io naturalmente vi chiedo di lasciare un mi piace, commentare, condividere il video con i vostri amici, e io vi do appuntamento a prestissimo con tantissime altre novità. Ciao!